Bentornati a tutti. Oggi è lunedì, 14 agosto, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Protagonisti con la Luna nel segno. Pigra la Luna cancerina, ma non solo, anche ipersensibile, emotiva, dolcissima, un sacco di buone qualità, messe in risalto da quattro magnifici sestili, rispettivamente Giove e Urano in Toro, Marte e Mercurio in Vergine dall'altro. Dunque piacere ed emozioni perfette per sottolineare la dolcezza del vostro segno, ma anche insospettatamente logica e sportività, argomenti per i quali di regola siete poco inclini, aria e vacanze fanno davvero miracoli. Velocità raddoppiata rispetto alla lentezza tipica del segno, sia nel passo, più svelto e dinamico, sia nel pensiero, che corre passando da un argomento all'altro con estrema disinvoltura. Sarà effetto dell'ambiente naturale, mare e campagna sempre stimolanti, o della buona compagnia, persone intelligenti che vi spingono a mettere in luce la vostra parte migliore. La piena riuscita di ciò che si desidera o si domanda al consulto, l'amore sopraggiunge, un progetto si realizza, un rapporto si concretizza. Risposta affermativa e positiva. Vorrai essere al centro dell'attenzione a tutti i costi e in ogni situazione. Successi professionali. Irrequietezza. Sarai sospettoso in amore. Attenti alla gelosia. Non sognate ad occhi aperti, cercate di restare con i piedi ben saldi per terra e ponderate bene ogni cosa che fate. Controlla le scadenze di documenti, pagamenti, bollette. Soldi in uscita. Segreti, misteri, cose nascoste ti attireranno. Pettegolezzi da evitare. Prima di cantar vittoria, aspettate. L'amore vi apparterrà realmente solo se non lo forzerete. Oggi la casa sarà importante. Prendi iniziative in ogni settore. Una notizia. Forti emozioni. Fascino. Un amico avrà bisogno del tuo sostegno. Bene i contatti con l'estero e con ambienti ecclesiali o organizzazioni umanitarie. In amore, non essere geloso. Oggi potreste tentare moderatamente la fortuna, la giornata non sarà tra le migliori, tuttavia piccoli colpi di fortuna potrebbero renderla meno pesante. Oggi avete tante possibilità di prendere il meglio delle persone che vi stanno intorno. Cercate di apprezzare quello che fanno per voi e pensate a ricambiarle sempre in modo affettuoso. Alcuni chiarimenti avuto con il vostro ex partner non vi piaceranno e cercherete di tornare alla carica. Ma troppi chiarimenti non generano un'intesa, meglio desistere al momento. Di solito riuscite a prendere le cose in modo sufficientemente distaccato, ma oggi dovrete fare uno sforzo speciale per non entrare troppo in confidenza con una persona che incontrerete. Non lasciate che i piccoli contrasti diventino voragini tra voi e il partner, cercate innanzitutto un dialogo aperto e costruttivo. In questa giornata dovreste controllare meglio le vostre mail, poiché tra le tante ne potreste saltare qualcuna di estrema importanza, non tanto dal punto di vista lavorativo ma personale. Ascoltate il lato prudente e non lasciatevi prendere dalle emozioni del momento. Progetto dei moti planetari abbastanza soddisfacente. La Luna è pienamente nel vostro segno. In mattinata può esservi qualche piccola seccatura in ambito familiare, ma si tratta di poca roba che riuscite a smaltire senza difficoltà nelle ore successive. Protagonisti con la Luna nel segno, in questa lunedì fatta apposta per divertirsi, chiacchierare, godere dei bei paesaggi e di una bella compagnia. Parlano così per voi, oltre alla bianca signora che dirige il traffico, Giove e Urano sempre allegri e sereni nel settore delle amicizie e la coppia Marte-Mercurio disinvolta, sportiva, ma sempre efficiente in Vergine, tutti quanti in sestile. Amore ed Eros. Con l'amato bene è tutto un reticolo di messaggini, baci, promesse. Purtroppo se vivete lontani i baci saranno solo virtuali, ma se amore autentico resisterà alla distanza e ogni occasione è buona per ritrovarsi. Qualche discussione tra fratelli, tutti buoni finché si è al mare o ai monti, ma quando si ritorna alla realtà quotidiana tornano le magagne e gli screzi di sempre. Con l'Argenteo satellite,
La Luna, nel vostro segno riuscite a recuperare un'intesa più profonda con il vostro partner. Tenete invece d'occhio le vostre abituali frequentazioni, se siete cuori solitari. Alcuni vostri conoscenti vi faranno entrare in contatto con una persona davvero speciale e che vi incuriosisce già a partire dalla serata. Questo in particolar modo se siete nati nella cancerina seconda decade. Lavoro e denaro? Lunedì perfetta per fare qualcosa, non crediate di poter dare un seguito alla vostra pigrizia rimanendo tutto il pomeriggio a chiacchierare a tavola, con la scusa che in giardino si sta così bene e la grigliata era tanto buona. Oggi in programma gare, escursioni, pedalate e stasera magari anche la festa in piazza con musica e ballo. Tutto rustico, naturalmente, stesso stile, stessi piaceri, che facevano impazzire non mezzo secolo fa. In un segno creativo come il vostro le attitudini e i talenti davvero si sprecano. La Luna, governatrice del Cancro, dà la vocazione per la psicologia, ma la simbologia di nascita e infanzia fa sì che i nativi del segno siano predisposti per la professione pediatrica e ginecologica. La Luna, nella simbologia di casa, è ancora l'ispiratrice della passione per l'architettura e l'arredamento, mentre la proiezione lunare nel passato porta a interessarsi di antiquariato, archeologia, speleologia. Professione artistica per eccellenza e patrimonio esclusivo dell'altra governatrice del Cancro, la creativa Venere, simbolo della letteratura, è la propensione alla scrittura di narratori e romanzieri. Benessere. In perfetta forma, non scheletrici, ma nemmeno sovrappeso, piuttosto le linee morbide, parte integrante del vostro arsenale di seduzione. L'attività fisica, in particolare corsa e nuoto, vi mantiene tonici. Siete uno splendore da accarezzare. Denaro? Incontrate per caso una persona che vi dà un'idea su come far fruttare il vostro denaro. Per il momento riflettete, ma dopo la pausa estiva avrete modo di capire meglio e agire in maniera rapida. Per lei, quanto strillate con i vostri figli e con i loro amici. Ma non sono sordi, piuttosto state assordando tutti gli astanti in spiaggia, facendo sobbalzare chi si stava facendo una pennichella. Ma vi pare il caso? Per lui, velocisti in bici, passo lesto a piedi, stupite gli amici che non vi hanno mai visti in questa versione, perfino loro, allenatissimi, oggi stentano a starvi al passo. Colore delle emozioni, bianco latte. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 10, finanze, 10, benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.